Salve a tutti ragazzi, io sono Mister e benvenuti in questo nuovo video, un episodio di lotte della Random Building Challenge, episodio 4. Se volete supportare il canale e questa serie vi consiglio, anzi vi prego, di lasciare un bel mi piace e commentare il video con i vostri pensieri, quel che volete, onestamente, sentitevi liberi di commentare anche con bravo Mister, bravo, che bel video, oppure hai sbagliato questo, critiche ben accette, quindi bando alle ciance. Vi ricordo che questo mezzogiorno, non mezzogiorno, sbaglio sempre, alle 14 di oggi è stata caricata la sessione di building di questo team, perché abbiamo estratto casualmente questi 6 Pokémon e abbiamo 4 debolezze al fuoco, quindi se incontriamo un Charizard o un Talonflame siamo leggermente fottuti, perché non abbiamo neanche Slowbro a incassare i colpi fisici. E ricordandomi, magari fare quel Slowking come difensore fisico per prendere appunto Slowbro sarebbe stata una buona idea, posto di farci swippare completamente il team. Quindi facciamo un bel look for a battle. Vi ricordo che siamo a 9 vittorie e una sconfitta, 8 vittorie e una sconfitta, e lui vuole iniziare tranquillamente con il suo Mian Shao, che ha un bruciapelo fastidioso. Nel caso con Arash, no, Azelf. Azelf. Avrei voluto mettere provocazione sul Lumais. Iniziamo con un Barbone torno. Azelf ha lanciafiamme, però probabilmente potrà andare per una provocazione. Spero. No, Espera. Oh mio Dio, sì. Adesso, predict della vita, signori. Lui va su Scizor. A meno che non abbia intro forza fuoco, lui va su Scizor. Ti prego. Vai su Scizor. Non mi ero accorto che avesse Espeon. Se no sarei andato tranquillo di Vortex Fang senza neanche preoccuparmi. No, Azelf. Gli abbiamo rotto la Focus Sash. Adesso però, tu cosa vuoi fare, caro mio? Lancia fiamme? No, Stealth Rock. E le Stealth Rock superano il protezione. Espeon l'abbiamo mandato KO con Gyro Ball. È un po' gone via, però il nostro Lumais adesso è inutile. A meno che lui non sta tappi con qualcuno. Con Cloyster. Ah, vi annuncio una mia mossa. Se manda il capo Cloyster, io mando in campo il mio Lumais. Adesso lui forse si aspetta. Ah, vabbè. Knock off, prendi tanta vita, però muori di Gyro Ball. Il nostro ferro si ritrova a essere utile. Adesso devo chiedere scusa perché parlo con i miei pensieri, perciò mi interrompo a metà ogni tanto. Perciò se non capite quel che dico, non preoccupatevi, non siete voi e siete tutti, diciamo. Adesso non c'è molto che possa fare, a meno che andare sul suo Mian Shao e sperare di colpirmi con un calcio in volo. Però io in quel caso farei protezione. Scizor. Scizor, anche se è troppo forte, non mi fai paura. Voglio metterti un Leech Seed. Sword Dance. Adesso sono molto felice di aver messo un Leech Seed. E adesso sono molto felice di essere andato per Stealth Rock. Lui fa Balance Punch, ovviamente, non capisco il motivo. E adesso c'è un robot proprio DPS pesante, anche perché nel caso cambi. Perché non voglio dargli un turno con protezione, anche se mi prendo la vita. Oh, signori! Oh, i danni! Con Gyro. Ferrotor sta facendo tutto da solo. Vai di calcio in volo. No, Drain Punch. Aia. Trottola cerebrale, mi sa che è il tuo turno. No, che cosa... No, sì. Adesso vorrà andare di un qualsivoglia attacco. E se va di un qualsivoglia attacco muore sulle spine di Barbonator. Quindi vai di Knock Off, caro mio. Eccolo, morto Mian Shao con la Predict. Mi dispiace. Si vince e si perde, caro mio. Anche se viene distrutto completamente. Momento di fare encore. No, non è tipo volante. Lui si prende solo il 25 dalle rocce. It's time to encore. Oh, Ash Shard. Potrebbe essere mi è utile in ogni caso. Si aspettava l'encore. Beh, non è male come pensavo alla fine. Nel caso però ti devi schiantare. E piantiamo i parassisemi nel caso switch. Andiamo di Gyro Ball. Ecco perché lo incastiamo. Gyro Ball. Avrei fatto meglio ad andare di parassisemi. Vuoi
vorrei andare tanto di protezione, perché anche se switch, se rientra in campo muore. Ok, adesso chiunque ci manda in campo si prende danni per le spine ferrate di Ferrotor. Quindi direi che è già un GG, perché non ha molte possibilità di vincere a questo punto. A meno che non mi sorprenda con un Ambipum con privazione. Impara privazione Ambipum. Sì, mi pare di sì. Eccolo qua, prendersi danni delle spine ferrate per usare il bruciapelo. Vorrei tanto mettere questi prassisemi e installarlo un altro poco. Ice Punch. Mi piace l'Ambipum elementale con la coverage. In ogni caso, quanta vita ha il tuo Scizor? Usiamo lui, tanto non ha modi di setupare, almeno non dovrebbe. Proviamo a paralizzarlo, poi devo fare un po' di coil. No, coffaglia. Andiamo di Roost. Adesso io userei tranquillamente coil lasciandolo morire di contraccolpo. Perché Dunsparce è scarso di statistiche, ma se lo lasci setappare è la fine, tranquillamente detto. Io vorrei una mega evoluzione o un'evoluzione di Dunsparce, perché se la merita. Perché sarebbe uno di quei Pokémon di nicchia che diventerebbero OP. Perché Dunsparce dovrebbe essere un drago, ma io me lo immagino come drago proprio potente, tipo serpentino. Adesso mi sono accorto che Coil potenzia anche l'accuracy, quindi avrei fatto meglio ad andare di, come si chiama, Frana, perché così avevo una coverage anche contro Scizor. In caso io ti paralizzo, caro mio, non c'è niente da fare. Però adesso tu vorresti andare di Bullet Punch. Non so quanto mi fai, penso molto, perché non è tanto resistente Dunsparce. Anche se ho a 404 di HP, non dovrebbe prenderla troppo male. I fan del mio mal di gola dovrebbero essere felici perché mi è tornato. Devo smettere di registrare 3 episodi di fila. No, ti vai per afflinciare, caro mio? O vuoi fare danze spade? In ogni caso un altro coil lo voglio, perché adesso potresti voler andare di pugno scarica, perché... No, ha forfettato direttamente. Però noi ci prende la coil, ovviamente, perché ha forfettato mentre si diceva. Ah, è andato di danza spada. Quindi avevo ragione. 1226 di ladder con 9 vittorie e una sconfitta. Siamo già alla 10ª partita. Quindi cerchiamo subito un'altra lotta e speriamo di far fare qualche lavoro agli altri. Oh mio Dio, ecco Talonflame, siamo fottuti. Allora, lui vorrà iniziare con lui. E io... ho paura, tantissima paura, perché se inizia con lui e prova a mettergli il Seed, può passare un Danza Spada a Talonflame con il sostituto e io ho perso. Se inizia con Talonflame e io vado, ho paura, provo a mettere le rocce, provo o vado dietro Amelech e faccio agilità. Eccolo, Scolipede. Mi aspetto una protezione. No, ho un sostituto. Odio gli Scolipede. Cioè, non ho problemi in generale, ma lo odio quando vado porto team del genere. Mettiamo Start Timer, perché nel caso va a letto è meglio che si sbrighi. Sbrigati. Aia. Aia. Però adesso dipende, caro mio. Se vai di protezione. Oh là là, signore e signori. Signore e signori. Danza spada. Su chi potrebbe passarlo? Su Garchomp? O su Conkeldurr? Io nel caso vado di un'altra agilità, perché lui va di Baton Pass. In questo modo sono sicuro. Però se va su Talonflame, io non ho usato Cozzata Zen, sono fregato. Se va su altri, ho una possibilità. Perché lui ha velocità raddoppiata, io ho velocità triplicata adesso.
Con Keldur, perfetto. Con Keldur. Ah, con la scottatura. Spero di farti tentennare se non ti mando KO. E spero che non... Matchpoint. Oh mio Dio, quanti danni. Oh 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 oh. Ma io voglio davvero sacrificarlo questo Dramalech. O voglio mandare un trotto alla cerebrale. Che penso incassi bene. No! Ha predictato il mio switch. E siamo fottuti. Troppo rischioso. Troppo rischioso. Devo farti stordire. Se non lo stordisco e non lo mando KO di stordimento, sono fottuto perché ha attacco triplicato con il bonus, manda KO. Anche se ci... No, con un pugno rapido mi faceva un botto di danni. Oh, 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 oh. Bravo, Lumais. Bravo, bravo, bravo. Grazie. Per fortuna. Anche se ci penso avevo un 25% di possibilità di vincere questa scommessa. Lui è un Talonflame. Ma questo Talonflame vuole andare di Baldeali. Sacrifichiamo Dramalech. Mi dispiace Dramalech. Mi dispiace davvero tanto. Mi dispiace, mi dispiace. Però... Però... Barbonetorn lo posso sacrificare per mandare capo Tal. No, è bendato, è bendato. Quanti danni. Oh, la bellezza. Se è bendato lui non la lascerà in campo, e se lo switch io vado di Steltrock, io di casa quel Talonflame è morto. Ah, però ha ravvincito su quel Bronzorg. Barbaracol, perfetto, su cui voglio mettere un Prassisem perché non penso mi mandi capo. Ah, il Crocol. Quanti errori sto facendo in questa lotta? Si vede che c'ho sonno. Se scoutiamo il Crocolpo, non penso voglia andare di un altro Shell Smash. No, al giro ball direttamente. Sì, ha il Crocolpo. Fallisce, fallisce. Fallisce. Grazie. Cioè, questa partita la sto giocando di merda, però non sto vincendo. Chiedo scusa a tutti i miei fan da casa che speravano in delle predict particolari in questa lotta. Volevo Volbat, vale la pena sacrificarti o rischiamo un altro Protect? Volevo Volbat, mi dispiace, ciao. Non cassi bene. Non me l'aspettavo. Adesso vorrà andare molto probabilmente su bronzo. No, Talonflame, che cosa stai facendo? Folle. Non hai rapigiro? Scolipede, muore. Vabbè, sì, ha voluto sacrificarli adesso. È una cosa stupida da fare, non li sacrificate così. Perché se magari aveva bronzo e voleva scautare una mia mossa, poteva tranquillamente andare di... come si chiama? Poteva switchare e vedere che mossa faceva. Confisserei su Mega Carcio. Colpisci. Growth. Growth. Nel caso si colpisce da solo. Sì, si colpisce da solo. Adesso vorrei poter andare su Star. Però non penso sia una buona idea. Vado su Ferrothorn. Gli faccio una Gyro Ball stabbata con l'attacco aumentato. Perché se vado su Star si prende il colpo e in due colpi lo uccide. Ma il Barbonetorn no, a meno che non abbia rogodenti. Ecco appunto. Hai rogodenti, caro mio? O vai su di lui? No, hai terremoto. E io fallisco, ovviamente. Ovviamente! Peccato. Sarei dovuto andare safe di Gyro Ball. Star... Paralizziamolo prima. Oh mio Dio! Troppi danni. Adesso... Se... Potrei... Devo paralizzarlo. Perché se adesso fallisce, io posso andare di coil e stallarlo. Però Headbutt ha più probabilità di entrare in corpo. Si è paralizzato. Andiamo di Headbutt, paraflinciamolo. Perché sennò... Ecco.
Roost. Ok. Seconda partita del giorno, vinta, 10 vittorie, 1 sconfitta. E adesso, dato che molti di voi sono incazzati perché ho giocato di merda, ecco l'altro Talonflame ovviamente, nel team in cui non ho counter di Talonflame, questa cercherò di prenderla più seriamente. Diamo un good luck e diciamo pietà per i team random. Lui si chiama Master Minshao, ma non ha Minshao. E se inizia con Terrakion io non ho praticamente niente per prenderlo. Non volevo Volver, no, Talonflame. Questo Ordi Raggio ci può stare. Ok. Che volevi fare, figlio mio? Facciamo crescita. Ok. Si prende un sacco di danno di recoil, però. E adesso, però, voglio davvero tanto farti morire. E con farti morire intendo mandare lui, farti prendere il recoil e prenderti anche il bidorzo d'elmo e tutto quanto, quindi sei morto. E con l'utilità di Ferrator col bidorzo d'elmo, se è predictato un Baldeai, mandate in campo lui. Tanti danni, big danni, ding ding, danni danni. Adesso ho tanta paura di quel pinzer, devo essere onesto. Excadrill. Inizia a ragionare. Oh. 11 vittorie e una sconfitta. Si è ritirato anche se era troppo per lui predictare una protezione e andare sul terreno. No, non so, io li detesto questi qui. Che si forfeitano così a caso. Capisco se stai provando un team, devi provare un Pokémon, te lo mandano KO e dici che ci sto qui a fare se devo provare questo Pokémon. Ritira e fa un'altra lotta. Ma qui non gli abbiamo mandato KO niente negli ultimi turni. Soltanto perché sapevo di non mandarmi KO con Excadrill. Ed è abbastanza stupida come cosa, secondo me. Quindi, questa era la quarta parte di lotte della Random Building Challenge. Una puntata felice per chi di voi è stato fan del mal di gola nel mese in cui ero in vacanza e avevo registrato tutti gli episodi in 2 giorni per fare un palinsesto di un mese. E se fossero stati video con la frequenza di questo periodo in cui ne faccio 2 giorni, sarei davvero ucciso per fare 2 video al giorno per un mese di assenza. Quindi vi ricordo di lasciare un mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate di questa serie. Ricordatevi di iscrivervi, io sono Mist e noi ci vediamo ad un prossimo video.